Ecco, questa era una breve incursione in una lezione del direttore Salvetti di recitazione ed è subito emersa un problema, una questione che in qualche modo appassiona sempre da tempo e che ha coinvolto anche gli allievi, cioè la questione del talento, la famosa questione del talento. Cioè, e già abbiamo sentito due pareri abbastanza discordanti, cioè chi diceva pazienza se non c'hai il talento. Con il lavoro e con appunto tanta applicazione si possono comunque ottenere dei grandi risultati, chi invece dice no, il talento lo si può conquistare. Ecco, io vorrei un vostro parere, del direttore di Ascanio e dei ragazzi anche su questo fatto del talento, per riuscire a capire una battuta breve, se possibile. La guarda, definire che cos'è il talento è una cosa difficilissima. Tutte le volte che noi facciamo poi gli esami d'ammissione, si presentano 1.000 persone, poi dobbiamo scegliere 20, 24, è un serio problema. Io quello che penso e credo molto a quello che diceva prima lui, il problema del teatro è l'autoreferenzialità, cioè bisogna ben capire che chi fa l'attore o chi fa il regista fondamentalmente deve voler comunicare, ecco, quindi questo è. Chi è disposto ad aprirsi, chi è disposto a donarsi, chi è disposto a parlare con gli altri e anche chi ha qualcosa da dire e da compartire con un pubblico, quello forse è il talento. Poi imparare la dizione, imparare certe tecniche può essere utile, lo si può fare in accademia, lo si può fare fuori dall'accademia, ma in buona sostanza è questo aprirsi, questo mettersi a nudo, questo donarsi totalmente. E forse noi ce l'abbiamo tutti quanti dentro, tutto questo, e bisogna esercitarla, ecco, questa volontà se la si ha. Ascanio, qual è il tuo talento? Oddio, il mio talento sono nel caso di parlarne, ma no, io ascoltando quello che dicevi Ci anche tu. fosse una volta che rispondi alla mia domanda, No, 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 tutte le adesso ci arrivo. volte. Ragioniamo per digressione, insomma. Sì, no, per carità. E quando finiscono le feste che ci stanno i saldi, tutti ci chiediamo, ma c'è veramente la crisi, no? Tutta la gente che esce, che compra, 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 così. E io mi chiedo, dico, ecco, finché la gente spenderà un sacco di soldi ai saldi non sarà possibile fare la rivoluzione perché non c'è mai il bisogno, insomma, non c'è mai un vero bisogno, un'urgenza forte. E quindi questa urgenza o la trovi proprio nella drammatica, nella povertà più drammatica, allora ti rivolti perché sennò muori, oppure la trovi ad un livello molto alto, cioè lì dove ci arrivi con le tue capacità, diciamo, culturali, quelle acquisite. Io penso che il talento sia un po' questo, cioè o è qualcosa che davvero trovi per caso, per strada, nella tua vita, anche senza saperlo. E quindi, ma non è il talento come attore, in particolare, o come cantante, è anche un talento per fare molte altre cose, no? La capacità manuali piuttosto che fisiche, insomma, è un talento come sportivo. Sei fortunato, sei alto 2,5 metri, e magari sei anche molto agile, e quindi magari hai delle possibilità in più rispetto a me di giocare a pallacanestro. E per cui o il talento è qualcosa che incontri veramente per caso durante la tua vita, oppure è qualcosa che costruisci, ma non è che sia migliore uno dell'altro, anzi, in qualche maniera, quello che costruisci forse. Lo costruisci perché poi lo trovi dentro di te. C'è una persona, ma non dentro di te, scaviamo dentro di noi, guardiamoci dentro, no, quello lì. Lo trovi che già lo sai fare. C'è una persona straordinaria che è Giovanna Marini, che da tanti anni insegna a cantare a generazioni di persone alla scuola popolare di Testaccio. Lei fa cantare tutti. Cantano veramente, cioè non esistono proprio gli stonati assoluti. Esistono quelli che hanno una voce magari meno bella, meno piena, meno interessante, ma cantano tutti. Quindi tutti possono cantare, come diceva il poeta, tutti possono fare teatro. E allora vi mostrerò un filmato, abbiamo sintetizzato alcuni momenti, perché tempo fa noi abbiamo seguito Gabriele Lavia in occasione delle prove del suo Macbeth e come i nostri telespettatori sanno, noi seguiamo spesso i processi creativi, cioè le fasi di costruzione di uno spettacolo e ne diamo testimonianza. In quell'occasione avevamo seguito le varie tappe, le prove a tavolino, le prove di movimenti, ma soprattutto. Poi è stata un'occasione per Gabriele Lavia per fare un po' una grande lezione anche, non per noi, ma proprio ai suoi attori, quindi vedremo questa tavolata con 20, una compagnia di 20 giovani e lì lui dice delle cose, manda delle bordate sulle istituzioni, sull'accademia, sugli attori di oggi. Sentiamo. Milord,
ci sono 10.000. Si è visto un cadavere all'improvviso, il mare ce l'ha rigettato. 10. Noi siamo sull'avamposto della lingua, vai. L'attore sull'avamposto della lingua, 10. Non fate mai le pause. Il teatro è sempre in levare. La figura musicale del teatro è la sincope. Cioè non... come fate sempre, come si vede sempre a te, sempre a teatro, eh? La vita è in levare. No, questo è il cinema, il doppiaggio. Guardati da quell'uomo, guardati da me. Guardati, non si sente alla prima fila. Tu, sicuramente, come accade a molti attori, a molte attrici, quando sono entrati in accademia, avevano una voce bellissima, naturale, normale. L'hanno rovinati appena, subito dopo, 3 mesi, già... Avevano difficoltà a emettere, non sapevano più parlare, capito? Li hanno rovinati. Vienimi a prendere, vienimi a prendere, vienimi a prendere. Girami, non fare... No, non fare... No, come ti stai prendendo tu con il figlio, il reggitore così? Dai, faccio te. Fai me. Ti giro, guarda, ti giro. Va, girati bene, senza dirmi in diagonale. Che il palcoscenico funziona solo la diagonale, guarda come sono fatti i grandi coreografi, cosa fanno. Gira, basta, non fare quelle smorfie. Perché tutti gli attori italiani stanno a far così e te gira e te toccano? Amico, c'è un solo modo, la sensibilità istrionica. Solo lei ci può far penetrare la verità. Allora, si è visto il direttore che durante appunto le parole di Lavia in qualche modo si agitava un po' sulla sedia. Io sono agitato di natura. Ecco. No, sono d'accordo. Per quanto riguarda il discorso della voce, va bene, ci sono dei discorsi tecnici, diciamo, sì. ci si aiuta, no? Ma credo che sia giusto quello che diceva lui prima rispetto a Giovanna Marini, cioè ognuno di noi ce l'ha la sua voce e ce l'ha dentro, poi delle tecniche, degli esercizi, quello che oggi si chiama il training può aiutare a tirarla fuori. L'importante è volerle dire le cose, perché se poi tu non le vuoi dire o le dici soltanto per te stesso non troverai mai la voce. Qui si torna, credo, al discorso della comunicazione, dell'urgenza della comunicazione. Se io non ho urgenza di dire una cosa, la voce per dirla non la trovo. Quindi sono degli aspetti tecnici del problema, ma questi si riconnettono con quelli che sono degli aspetti più profondi, diciamo, dell'interpretazione, della necessità di interpretare, quindi della necessità di aprire bocca e parlare. Se uno parla tanto per parlare, è facile che magari la voce non la trova o se la strozza. Vabbè, io non sono riuscito a scatenare nessuna polemica, ma non è che perché volessi appositamente scatenarla. Se vuoi dico qualcosa. Sì. No, diciamo che mi sembrava... Qualcosa di polemico però. No, mi sembrava un discorso molto accademico, nel senso, diciamo, del termine. Cioè, il teatro è solo in diagonale, quindi perché è solo in diagonale il teatro? Il teatro è in levare, addirittura la vita è in levare. Ma io non lo so, cioè, quindi... Lui faceva anche degli esempi del tipo, che non si dice, ma io non lo so ripetere, però non si dice passami il sale, ma del tipo mi passi il sale, così. Mi dai la forchetta... E quindi se per caso le serve il sale dici passami il sale, no, non lo puoi pure morire, che non te lo passa nessuno, non so. Mangi sciapo. Mangi sciapo. Sì, non lo so, non credo ci siano delle regole. Sì. Allora, è chiaro che poi tutti noi cerchiamo delle regole, perché ci abbiamo bisogno, insomma... Anche di avere dei punti di riferimento. Punti di riferimento, però poi... Da trasgredire. Anche da trasgredire al limite, insomma, quando serve. Però quelli confrontarsi, poi, fondamentalmente.